Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, è appena finita la partita Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove si è giocato oggi Pisa-Palermo. La partita è finita 1-1. Ragazzi, oggi sono scesi in campo con le idee annebbiate, ma io non direi solo questo. Io ho aspettato la conferenza stampa del mister, perché oggi giustamente ha detto mia colpa, ha fatto mia colpa, perché alla fine la formazione, dice, giustamente ha detto, la formazione la metto in campo io e ho sbagliato io. Beh, una prova veramente di onestà che va al di là di tutto, perché poi abbiamo visto, io quando ho visto questa formazione ho detto oggi non va bene, non ci siamo. E infatti, una squadra totalmente sbilanciata. A sinistra poi non ne parliamo, con Mastin e Beruato non va, così non va, e Touré oggi non era il solito Touré. Quindi di conseguenza il centrocampo ha sofferto le pene dell'inferno nel primo tempo, quindi tutti abbiamo sofferto per l'inferno. Davanti Torre Grossa, Moreo, Gliozzi, ma cioè voglio dire, Moreo punto interrogativo, Gliozzi ci si mangia il gol davanti alla porta, come insomma cosa che non fa Di Mariano, stava alzata la palla entrava, perché ormai Piacelli era uscito e non c'era niente da fare. Io parlo del secondo tempo, in questa occasione quello del secondo tempo. Nel primo tempo, che dire, su calcio d'angolo, come al solito, come volessi dimostrare, calcio d'angolo invece di essere un'opportunità per noi diventa un'opportunità per chi? Per la squadra avversaria, sempre. Non c'è niente da fare, oggi è stata la riconferma, si batte il calcio d'angolo, si prende la ripartenza e Steves è costretto a fare fallo, calcio di rigore. E meno male che Nicolas ci ha messo la pezza, bravo Nicolas, uno dei migliori in campo oggi, ma non solo per il rigore, anche per altre due prodezze che ha fatto. Quindi bravo Nicolas e bravo Sibilli, i migliori in campo secondo me, senza ombra di dubbio, i due veramente più bravi oggi e niente. Poi quindi una squadra totalmente sbilanciata, una squadra che avanti non si riesce a concretizzare un bel niente di niente, un centrocampo che ha sofferto, l'ho detto prima. Dobbiamo aspettare la ripresa, e meno male che siamo andati, cioè, o meglio che il primo tempo è finito sullo 0-1, perché altrimenti sta partita non la riprendevi mai più. Quindi nella seconda frazione è entrato Nagy, giustamente, e poi è entrato Hermansson perché ha sostituito Caracciolo perché ha ammonito, giustamente, bella mossa, mi è piaciuta, perché c'era bisogno di, insomma, di avere gente non ammonita in difesa, per non andare a rischio poi di ritrovarci magari in 10. Steves non mi è piaciuto per niente, poco mi è piaciuto Steves oggi, e poi niente, poi c'è stato il discorso delle sostituzioni. Le sostituzioni hanno fatto oggi la differenza in campo, le sostituzioni hanno fatto la differenza. Perché? Perché poi all'86esimo Sibilli fa la prodezza, quindi di petto Masucci per Sibilli si trova alla tre quarti, prende e tira una bordata che non c'è stato niente da fare per Pigliacelli, il miracolato soprannominato, ma oggi non gli è servito perché la bordata è entrata diretta, direi un aero goal sicuramente di oggi di Sibilli. Bene, detto questo, abbiamo visto tutti i deficit del turnover. Dobbiamo smettere in maniera più assoluta, perché diventa veramente pericolosa la cosa. In casa non si riesce più, si va sempre sotto, non si riesce più a vedere, insomma, una vittoria in casa. E vabbè, niente, magari poi, insomma, ora ha detto il mister, c'è questa settimana di riposo per tutti, e poi magari, insomma, preparerà meglio la partita contro il Modena. Speriamo che sia così. Due statistiche, come al solito, quindi i tiri totali sono stati 14 per noi, 12 per il Palermo. E tiri in porta 4 per noi, 5 per il Palermo. Ma perché questo? Perché nel secondo tempo si è ribaltata, la frittata si è girata. Ma perché? Grazie agli ingressi. L'uomo giusto al posto giusto. Quindi Marutan, quindi Sibilli e quindi anche Masucci, va bene? Che ha detto la sua oggi. Questo è il discorso. Poi Nagy e poi Hermansson, va bene, al posto di Caracciolo, perché ripeto, Caracciolo ha munito. Ma ha svoltato proprio. Quindi vuol dire che c'era qualcosa che non andava, confermato sempre dal mister. Questo è quanto. Cioè, inutile girarci intorno. Abbiamo sofferto le pene dell'inferno, ma perché? Perché non era la formazione, non è stata la formazione giusta. È tutto lì.
Cioè, non è che c'è da... perché comunque noi giocatori li abbiamo, l'ho detto tante volte, lo ripeto e lo ribadisco. Quindi il problema è stato proprio la formazione. Bene, io per questo esame la chiudo qua. Poi vi ricordo che lunedì c'è la trasmissione Noi Siamo Nero Azzurri, ci dovrebbe essere anche un ospite importante. Quindi mi raccomando, collegati tutti lunedì alla trasmissione, dove andremo a valutare per meglio la partita di oggi e andremo a dare un'occhiata a Pisa, a Modena Pisa, scusate. E niente, io, se vi è piaciuto questo video, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, eh? Mi raccomando. Poi io, detto questo, vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.